Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova serie. Siamo su Assassin's Creed Odyssey, un po' in ritardo ma fa niente. E in questo episodio io non ho ancora provato niente, non me lo sono spoilerato, non ho visto video da nessuno. E in questo episodio non ho né provato né avviato niente. Vediamo un po'. Siamo pronti, mio re. Dimmi, Dienice, sei mai andato a pescare con tuo figlio? No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Ma ora... andiamo a incontrare il destino. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia di sangue, di sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha portati proprio qui, a questo momento! I persiani sono qui per renderci tutti schiavi. Io ho un'idea migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue! Che cosa ne dite, Spartani? Per i nostri figli! Per le nostre figlie! Per Sparta! Minchia. Ragazzi, comunque vi ricordo, venerdì mattina 26 inizia Red Dead Redemption, raga. Ma forse il video uscirà la notte. Cerco di portarlo in anteprima mondiale. Anche se è impossibile, perché ci saranno quelli che inizieranno la live a mezzanotte, però. E appena faccio il primo episodio lo metto subito a caricare. Penso per l'una di notte che è il primo episodio online. Ah, poi mi ha preso qui un attacco leggero. L1 più X per l'abilità del turno. Raga, 13.000 di danno abbiamo fatto. E la madonna, 18.000. Non so come si fa a schivare. Ah, con quadrato. Sì, con quadrato. Ok, questo è l'attacco pesante con R2, 14, bella l'animazione. Bello, raga. Devo farmi l'abitudine. Devo rifarmi l'abitudine. Assassin's Creed. Anche se questi due Assassin's Creed Origins e Odyssey sono molto diversi da tutti gli altri. Bellissima questa arma. 15.000 di danno, raga. Ah, ma noi vi ucciderà quelli, hanno la... cioè, penso che se uccidiamo questi due, che sono i capi, tra virgolette, finisce la missione. Fatto un filmato, non lo so. E gli altri... ma sono un botto, ma non penso che... cioè, che animazione. No, ti lascio stare. Sono finiti, avanti! Vabbè, mi si è rompendo le palle la prima, eh.
ancora. Ah, manca ancora uno, giustamente. Guardate il calcio quanto... No, raga, il calcio. Proviamo quest'altro. Oh, vabbè. Quella grafica spettacolare. No, raga, ma voglio andare a fare quello lì. Per cura quello lì mi rincorre, ce la dobbiamo per forza fare. Ah, ok. Esattamente il filmato. Mamma mia. Questo penso sia il capo. Patetico Spartano, porterò la tua testa a Cersei. Cersei manda il suo gregge al macello. Coraggio, ok, pensiamo. Infatti ha conquadrato così schiva. Ok, raga, attacco pesante con R2 e poi L2. C'è R2 per togliere lo scudo. Berrò il tuo sangue. Hanno fatto anche per estendere la schivata. Bello. Ecco, R2 per togliere lo scudo e poi potete colpirlo in tranquillità. Ok, bello. No? Basta chiacchiere. È ora di morire. Ho sbagliato. Mio figlio combatte molto meglio di te. Quando avrò finito con te, tutti i figli di Sparta saranno. Sta facendo molto male. Vai, colpiscimi. Preferirebbero morire. Oh no. Vedremo di no, raga, sto sbagliando. Allora, togliamo lo scudo e lo colpiamo. Allora perché? Ok, via, via, via. No, mi ha preso. Boom. Fatto. Uno scontro facile per uno spartano. Su un botto in hype, raga. Ok, li abbiamo distrutti. Ci hanno traditi, mio re. Cersei conosce la via dietro la montagna. Arrivano. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo spartani. Quando non lo siamo? Spartani? Una parola che perderà significato quando Cersei spazzerà via la vostra razza da me. Bello. Questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare. Ma domani sarà un giorno che il mondo non potrà scordare. Bello. Eccola. Wow, incredibile lei, la credi che sia davvero la lancia? Sì, è lei. Il libro era messo praticamente sopra. Mai avuto un colpo di fortuna così. Ok, azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo. Me ne occupo io.
Giusto, ok, è tornato la bestia. Ho fatto delle modifiche dall'ultima volta. È impossibile stare al passo con la tecnologia. Posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima, se vuoi. Allora. Normale, normale. Normale. Facciamo un passo alla volta. D'accordo. Se vuoi qualcosa di più intenso, posso sempre regolare le impostazioni al momento. Questa parte è per sapere quante informazioni vengono mostrate mentre sei nell'Animus. Allora, modalità assistita. Un'esperienza di gioco più tradizionale, indicatori sempre presenti a schermo e obiettivi delle missioni segnalati automaticamente. Modalità esplorazione, nuovo modo di vivere l'avventura, il giocatore deve scoprire da solo i suoi obiettivi e le sue missioni. È così che si dovrebbe giocare ad Assassin's Creed Odyssey, no, di assistita. Dammi tutte le informazioni che puoi, non voglio trovarmi lì senza le indicazioni necessarie. Felice d'aiutare, puoi sempre cambiare idea più tardi. Senti, Leila, prima che tu vada. Se il libro ha ragione, questa lancia, questa storia, cambieranno tutto. Riponi tanta fiducia in una fonte piuttosto inaffidabile. Storico o no, quel tizio parlava di oggetti magici e volontà degli dei. Non è Omero. Erodoto è il primo storico di cui si abbia notizia. C'è più verità nei suoi testi di quanto pensi. Quale modo migliore di trovare manufatti Isu che fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della progenie? Lo so, ma fidati di me. Forse hai ragione. La lancia, il libro, non significano nulla. Ma qualcosa mi dice che non è così e di certo non lascerò che l'Abstergo lo scopra prima di noi. Ma hai ragione, comunque non abbiamo molto da perdere. C'è solo un piccolo problema. E sarebbe? Il manoscritto è in cattive condizioni, per usare un eufemismo. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Allora, Alexios o Cassandra? Scegli con attenzione, non potrei più cambiare personaggio. Beh, raga, Alexios, cioè. Ottimi premuto. Lui ci condurrà sulla strada giusta. D'accordo, capo. Siamo pronti a partire. 431 avanti Cristo, arriviamo. L'inizio 431 avanti Cristo. Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'Abstergo non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria, leggi il libro. Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Agli ordini, capo. Ok. Raga, scusate per l'elicottero della PS4, ma non ci posso fare niente. A 3 anni la PS4 di più. Ora penso che inizia la vera storia. Bello, raga. Grafica. Ecco, quello è Alexios. Ehi, faccia di merda! Vieni giù! Il ciclope ha un messaggio per te. Di al tuo capo che puoi infilarselo. Per la volta scorsa! Malaka! Il ciclope diceva okay. Che è fegato.
Facci vedere! Avvicinati qui e scoprilo. Dovresti saperlo ormai. Il ciclope riscuote sempre i suoi... Ah, parare con L1... Devi imparare la lezione. Se il ciclope vuole darmi una lezione, ditegli di venire a darmela di persona. No, oh, si scherza con il ciclope! Morti. La settimana scorsa. Questa merda succede ogni settimana. Non può continuare così. Ah. Grazie dell'avvertimento. Famosa aquila. Che ti è successo? Niente, Febe. Ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope, eh? Non ha ancora imparato la lezione. A quanto pare no. Prego, accomodati pure. Hai fame anche tu, Icaro? Credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te, Alexios? Forse potresti chiederglielo da parte mia. Ancora questa storia. Ne abbiamo già parlato. Lo so, è solo un'aquila. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ti sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa, nel vigneto. Che hai detto? Vigneto? Malaca! È sulla strada per Sami. Dice che il vino lo renderà ricco. Da quanto Marco un vigneto? Da quando possiede un vigneto? Da ieri, credo. Quindi, Marco, che mi deve dei soldi, ha comprato un vigneto. Come ha fatto? Non lo so. Beh, vado da lui. Suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Febe. Avverto Marco del tuo arrivo. Oh, la mia testa. Le scelte che farei avranno un impatto più o meno visibile. Valuta attentamente le tue opzioni, poiché alcune scelte influenzeranno la trama e sono permanenti. Sì, è morto. Un errore a venire qui. Parti. Raccogli la tua attrezzatura. Così fa depredare. Non lo so. Ok, cosa? Ah, trasforza, vabbè. Ti premuto X per arrampicarti. Bene, indossiamola. Ok. Allora, abbiamo una spada, già. Frecce, esamina una borsa. Arco rotto, un arco affidabile ma rotto, ha bisogno di riparazioni. Ok. Vediamo il torso, armatura. Poi dal fabbro per le incisioni. Tanto ce la mettiamo. Non so cosa era quello, poi vediamo più in là.
armatura. Ah, ok. Va bene, non abbiamo più niente. Ah, missioni. Allora. Ok, trova Marco e parla con lui. Trova Marco ha conquistato una nuova vigna a Cefalonia. Cercalo nella zona meridionale del monte Enos. Qui penso dobbiamo andare a piedi. Vi faccio vedere tutto per il panorama. È tutto. Bello, raga. Questo deve essere il vigneto. Sempre dritto. Bersaglio è vicino. Ok, solita aquila. Come... Origins. Eccoti. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, okay. Marco. Ok. Abbiamo trovato. Trova l'enigma. Vabbè, queste sono tutte cose secondarie. Faremo più in là. Nuova regione scoperta, isole di Cefalonia. Nell'erba. Ok, abbiamo trovato Marco. Capo, io te l'ho già detto. Non puoi fare così. Perché? È la mia tenuta, le pianto dove mi pare. Le viti moriranno qui. Tutte quante. Dimentica quello che hai sempre saputo, amico mio. Insieme rivoluzioneremo la viticoltura. Fidati, ripenserai a questo giorno come a quello in cui... Alexios, sia lode agli dèi. Febe ti ha trovato in tempo. Ehi, ti ho sentito. Ero preoccupato. Il ciclope ha mandato la sua feccia a cercarti. Credo volessero farti del male. Potevi dirmelo prima che mi attaccassero. Ma ora il punto è un altro. Hai comprato un vigneto, Marco. Un vigneto! Perché no? Il vino piace a me, piace a te, piace a tutti. E tutti lo comprano. Perché non da me? Non sai come si fa il vino, sarà un fallimento. Ti prego, Marco. Manderai tutto a rotoli, come sempre. Non puoi pagarmi in uva. Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piano. Allora, immagino tu abbia i soldi che mi devi. Se ho i soldi che ti devo, certo, certo. Beh, no, al momento no. Allora, vedi di trovarli. Certo, amico mio, subito. Ma forse potresti farlo tu. C'è un mercante a Sami. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che riscuota i soldi che tu mi devi? Sì, sono lì che ti aspettano, a Sami. Chi è il mercante? Duride. Lo conosci, è un bravo uomo. Aspetta di dare i soldi a Duride. Duride? Perché sei così idiota? Smettila di dargli denaro. Mi ripaga sempre. Dopo che io lo minaccio. Esatto, e tutti ci guadagnano. Duride ha i suoi soldi, io guadagno sugli interessi e tu hai un lavoro. Cefalonia è meravigliosa, vero? Qui sarà meglio i miei che soldi. Abbia i miei soldi. Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Ah, e quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo ed è troppo lontano per andare a piedi. Ma... Consideralo come gli interessi, Marco. Tutti ci guadagnano. Certo, amico mio, certo. Scegli quello che preferisci. Ragazzi, già da com'è questo mi sta antipatico.
Allora, a sinistra. Lo Shiro. Hai un buon occhio per le bestie robuste. Si arrampica su per i monti come una capra. Li vediamo tutti. Quello in mezzo. Dimmi com'è. Ah, una vera bellezza, amico mio. Viene dalla zona di Tessalonica. Un animale impavido. Ah, mi piace lo sguardo di quello a destra. Ah, il Macedone, allevato per la battaglia. Il cavallo di un vero guerriero. Ho fatto la mia scelta. Quale hai scelto? In mezzo. Prendo quello in mezzo. Una buona scelta. Ma questa razza ha qualche bizzarria? Ecco, di cui potresti non essere al corrente. Non vorrei che deludesse le tue aspettative. Vorrei dare un'altra occhiata. Scegli bene. A destra, perché ho detto adatto per un guerriero, anche se il più bello è quello a sinistra. Vabbè, quello lì. A destra. A destra. Quello? È questo quello che voglio. Sei sicuro? Perché... Sono sicuro, Marco. Tutti ci guadagnano, specialmente tu. Hai scelto il grande Phobos. Non mi ha mai deluso. Phobos. Ricorda, raggiungimi al tempio di Same quando avrai recuperato il denaro da Duride. Ah, Euterpe! C'è ancora molto vino, non ti preoccupare. Non ora, idiota! Febe è stata rapita. Da chi? Dagli uomini del Ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. Dimmi dove sono andati. Verso la spiaggia di Ctimene. La spiaggia? Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Duride, Alexios. Noi saliamo. Così tutto inizio. No, vabbè, raga, direi di fermarci qui. Per il prossimo episodio raggiungeremo... Un attimo che non sto capendo. Raggiungeremo l'accampamento dei banditi per salvare Febe. Quindi ragazzi, spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Il cavallo è carino. E niente ragazzi, lasciate un bel like. Vi invito a vedere la serie di Red Dead Redemption. Il primo episodio uscirà all'incirca l'una. Vi aspetto in molti. Mettetevi la sveglia ragazzi, perché sarò uno dei primi in Italia. E niente raga, bella a tutti e grazie.